Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Doina, benvenuti su questo canale dove si parla di Zero Waste principalmente, poi si parla ogni tanto del Canada. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste, soprattutto a tema anti-haul. E oggi parleremo di cose inutili che esistono sul pianeta Terra, che non dovrebbero esistere, ma esistono purtroppo. Questa è una lista che tipo, diciamo che ho messo nelle cose inutili, che potrebbe applicarsi a un sacco di altre cose. Però comunque, se non avete seguito gli scorsi anti-haul, potete andare a vederlo nella playlist anti-haul, dove appunto ho fatto più video riguardo a cose inutili, principalmente cose di cui non abbiamo bisogno, dove potreste trovare delle cose che pensate siano inutili. Però se vi vengono delle idee in mente sotto questo video, scrivetevele, perché comunque questi anti-haul potrebbero continuare all'infinito. Ci sono così tante cose che io trovo inutili che veramente possiamo scrivere un libro, un dizionario direttamente, perfetto. Allora, scusate, tengo il mio telefono perché li ho scritti qua. Primissima cosa della quale voglio parlare sono i maledetti fuochi d'artificio. I maledetti fuochi d'artificio non dovrebbero più esistere sulla faccia della Terra, perché credo che ci si può divertire anche senza quei fuochi di merda, va bene, diciamocelo così, fuochi, petardi, tutte queste cose qua. Allora, prima di tutto, i fuochi d'artificio, allora, qua in Canada, per esempio, la cosa positiva è che qua in Canada non ci sono così tante occasioni per i fuochi d'artificio, perché questi lavorano tutto il tempo, cioè che due coglioni. Quindi, i fuochi d'artificio li fanno a Capodanno e il Canada Day, quindi due volte all'anno sì e no. Il che è una cosa molto positiva, però parliamoci, i fuochi d'artificio non sono utili, cioè non ce ne frega niente di fuochi d'artificio, va bene. Prima di tutto inquinano tantissimo, seconda cosa, fanno paura tantissimo agli animali, e non stiamo parlando solo degli animali domestici, ma anche degli animali selvatici, che insomma noi siamo bellatamente in casa nostra, anche il nostro animale magari di compagnia è bellamente in casa e può nascondersi sotto un divano, che comunque non sto sminuendo ovviamente la vita degli animali domestici, però gli animali che sono in natura, che sentono questi rumori così a caso, che loro oltretutto hanno pure l'udito più, come si dice, migliore del nostro, potrebbero tipo, non che potrebbero, ma hanno paura, perché non capiscono da dove stanno arrivando questi suoni. Quindi non è una bella cosa, gli umani devono smetterla di fare gli egoisti di merda per il loro divertimento del cazzo, perché onestamente i fuochi d'artificio, boh, ok, i primi due minuti sono belli perché li guardi e dici, oh, pum 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 pum, poi mo basta, cioè durano un'ora, che in Italia oltretutto fanno ogni sagra porchetta, loro fanno i fuochi d'artificio. Basta, boicottiamo i fuochi d'artificio perché uno, non sono divertenti, due, boh, saranno belli, ma onestamente, cioè andate in un museo, sono più belli i quadri, tre, basta, non ne abbiamo bisogno di queste cose. Un'altra cosa inutile sono i regali box prefatti, sapete tipo quando arrivano le feste, i negozi iniziano a essere pieni di queste box regalo che sono già preconfezionati, quindi sono effettivamente sono le compagnie o i negozi, che cacchio ne so, che decidono quali prodotti mettere in queste box. Ci sono tantissimi brand tipo di make up, di skincare che fanno questa cosa proprio per tipo, per fare delle idee regalo. Allora, primissima cosa, queste box prefatte sono solitamente fatti di prodotti che non è detto che ne avete bisogno tutto il tempo, nel senso ci sono magari delle volte queste box con il profumo e la cremina. Ok, magari hai bisogno del profumo ma non hai bisogno della cremina, solo che vedi questa box carina e dici, però la cremina, vabbè, troverò un utilizzo, no? Quindi io trovo che siano veramente inutili, perché se volete fare un regalo, secondo me fare un regalo con le cose preconfezionate è molto triste, perché quella cosa potete farla a una persona che non conoscete, una persona che non, cioè, ma anche lì il profumo non è una cosa che veramente si sceglie così facilmente se non conosci la persona, cioè io se non conosco una persona non le regalerei mai un profumo, cioè non me la sentirei mai perché non so i suoi gusti, ognuno ha i propri gusti, quindi insomma, quindi secondo me quelli sono veramente dei regali anonimi, cioè se volete fare dei regali, fate dei regali di cose che effettivamente la persona a cui fate il regalo interessano. Quindi, boycott, pensate a questa cosa prima di Natale e non comprate quelle stronzate, che oltretutto pure l'imballaggio è sempre super plasticoso, sempre pieno di roba, ma che ce frega, ma no, compratevi le cose di cui effettivamente avete bisogno. Se volete il profumo e la cremina, ok, compratevele, però potete comprarle anche separati, già, nel senso. Un'altra cosa che trovo che, non che siano inutili, ma che andrebbero diminuite l'utilizzo, sono i fiori non di stagione. Allora, io non compro più fiori, nel senso che cioè mi piace ricevere fiori solo se ti vai a raccoglierli nel campo.
Non sono d'accordo con la vendita dei fiori, perché anche fiori come la frutta la frutta e la verdura hanno la loro stagione. Quindi, insomma, i fiori che sono venduti fuori stagione, anche lì, insomma, ne abbiamo bisogno? No. Piuttosto comprate delle piantine. Le piantine sono sempre belle, le piantine durano. I fiori, invece, un mazzo di fiori lo ricevi, tutto molto bello all'inizio, oh carino, cute, 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 però dopo tipo 3 giorni quei fiori sono morti appassiti. Cosa ne fai? Li butti. Cioè, questa è l'unica cosa che fa. Quindi, trovo che sia un grosso spreco e secondo me le piantine sono già più carine perché sono anche più utili, cioè tu nella casa le puoi usare come decorazioni, poi sono piantine, ti danno ossigeno, sono carine, quindi insomma, infatti io l'anno scorso a San Valentino avevo detto a lui se tu osi comprarmi dei fiori giuro che divorzio, infatti mi ha comprato un cactus ed è stato tutto molto bello. Un'altra cosa che voglio boicottare, non io personalmente perché io non uso queste cose, ma sono le macchine Nespresso. Non ci frega niente all'Nespresso, maledetta. Le macchine con le capsule, che è principalmente la Nespresso quella che fa queste robe, vabbè. E, le capsule, cioè, plastica inutile per fare del caffè. Allora, immaginatevi voi tutti i giorni, io per esempio al giorno bevo almeno 2 caffè. Immaginatevi 2 capsule al giorno, 365 giorni all'anno. Sono un botto di capsule e queste cose, per quanto sono riciclabili, sappiamo già come va a finire, perché non tutta la plastica viene riciclata, solo una poca percentuale della plastica viene effettivamente riciclata. Quindi, se avete la macchinetta con le capsule, esistono le capsule riutilizzabili, che è tipo mettete il caffettino, poi mettete la capsuletta e fate il caffè. Quindi esiste l'alternativa, non serve che buttiate via la vostra caffettiera con le capsule, però potete trovare un'opzione, insomma, più sostenibile. Io per esempio ho la caffettiera normale, quella barista, insomma, ci siamo capiti, quindi non ho capsule niente, però se per caso avete la macchina con le capsule, pensateci per favore a utilizzare una capsula riutilizzabile. Un'altra cosa che ho visto l'altro giorno al supermercato e tipo mi è caduto il mondo addosso, sono le lettiere per i gatti usa e getta. Sì, avete sentito bene, lettiere per i gatti usa e getta. In che senso? In che senso? Quindi, praticamente queste lettiere, a quanto pare, sono probabilmente per persone che vanno in viaggio con i loro gatti. Quindi magari, che ne so, si fanno la vacanza da qualche parte e comprano queste lettiere usa e getta perché non si ti portano dietro, insomma, la lettiera. Allora, prima di tutto, onestamente, c'è una pochissima percentuale di persone che effettivamente viaggia con i loro gatti, cioè che ti porti il gatto in vacanza. Perché i gatti, cioè, chi ha la fortuna di avere un gatto che insomma è un po' tipo libertino e se ne va ovunque senza aver paura, la mia per esempio è una gatta tipica da appartamento, questa non esce, sta a casa sua, gli piace la sua comodità, il suo divanetto, insomma, tipo beh, insomma. E quindi, cioè, io con lei se viaggio, l'unico viaggio che ho fatto con lei è portarla dall'Italia al Canada. Quindi, perché esistono queste cose? E quindi io, la mia paura effettivamente è che le persone comprino queste cose per evitare di comprare la lettiera vera e farne tipo un uso quotidiano. E tutto ciò mi spaventa tantissimo perché sono dei cosoni pieni di plastica, cioè sono delle robe in plastica principalmente che tu dopo butti via. Ok. Un'altra cosa che ho visto qua in Canada, soprattutto perché è una cosa molto North American, è il kit da beer pong. Allora, se avete mai giocato a beer pong, ovviamente si tratta di... su un tavolo disponete dei bicchieri, solitamente sono rossi, se avete tutti i film americani, insomma, degli adolescenti, soprattutto che vanno al college, sempre con questi bicchieri rossi che sono il, come si dice, il simbolo delle... Questi bicchieri rossi sono il simbolo del party hard. Però esistono appunto questi kit da beer pong, che ovvero ci sono tipo 10 bicchieri, non lo so, e anche le palline, perché solitamente si va con la pallina nel bicchiere, se becchi la pallina la persona deve bere la birra. Woohoo! Bellissimo beer pong, scusate. E mi è partito tipo il flashback in Erasmus. e niente, tipo questi cosi vengono venduti da quello che è qua è chiamato tipo Dollarama, ovvero il tutto a 1 euro. Se io vi parlo di tutte le cose stranissime che Dollarama vende, veramente dovrei farci un video su quel negozio perché è tipo bello e brutto allo stesso tempo. E quindi ci sono questi kit da beer pong, quindi già abbiamo i bicchieri di plastica che insomma se ne può fare anche a meno, perché comunque, cioè, se tu giochi con la pallina, cioè non è che tipo colpisci così forte che tipo il bicchiere cade per terra e quindi rischi di spaccare tutto, no, perché alla fine è un gioco abbastanza poco violento. Quindi
si può anche utilizzare dei bicchieri normalissimi. La pallina, se ce l'hai, sicuramente c'è una pallina da qualche parte, al massimo ti compri solo la pallina, non è grave la cosa. Quindi insomma, questi kit da beer pong, ma ci sarebbero anche tante altre cose che vengono vendute in quel negozio di cui dovrei parlarne assolutamente, magari per un prossimo video. E niente, quindi questi kit da beer pong che appunto la gente li compra ogni volta che deve giocare a beer pong. Vabbè, ok, niente, mi incazzo. Ok, c'è un TikTok di un tipo che ha comprato 500, no, non 500, un botto di bicchieri di plastica, di quelli rossi, e ci ha fatto tipo una piramide. E poi c'è entrato dentro con la macchina. Quindi lui ha passato tutto questo tempo per costruire questa piramide con tutti quei bicchieri e poi c'è entrato dentro con la macchina. Quindi tutti questi bicchieri sono andati sprecati. Per cosa? Per un cazzo di TikTok. Io... ok, basta. Ultima cosa e poi finiamo questo video. Sono i prodotti che ti dà il dentista. Gesù Cristo. Quante volte ci è capitato che andiamo dal dentista e finita la roba ti danno lo spazzolino plasticoso e poi ti danno anche il mini dentifricio e magari ti danno anche un mini filo interdentale? Allora, il filo interdentale ancora dico ok, dai, però io ho il mio filo interdentale che è nella cosina di vetro e che è riutilizzabile, cioè non riutilizzabile, si può cambiare semplicemente il cosino ed è anche compostabile il mio filo, quindi insomma quello che mi dà il dentista è plasticoso, quindi già a prescindere non voglio. Infatti l'ultima volta quando sono andata dal dentista mi ha dato queste cose, io ho detto no grazie perché io uso un altro tipo di spazzolino, uso solo dentifrici naturali, quindi no thank you. E tipo mi fa: ma sei sicura? Sei sicura che quello che usi vada bene? Ho detto: mi hai appena detto che i miei denti sono sani, cioè nel senso cosa devo fare? E quindi niente, quando potete rifiutare queste cose, per quanto siano gratuite, e posso capire che le cose gratuite sono sempre belle, però se sono cose di cui non avete bisogno, che sono cose che è semplicemente plastica in più che andrete a buttare, rifiutatele e basta. Quindi questa è una cosa che è veramente inutile. Capisco che il dentista vuole fare la bella figura di darti un regalino dopo che le hai sganciato un botto di soldi, però anche meno, anche a meno. Ah, vabbè. Niente, io ho finito questa lista, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete altre idee di cose inutili che per voi avete visto in giro, magari così qua e là, e trovate che siano molto molto da bruciare. No, non bruciamo le cose, che poi creiamo fumo, vabbè, insomma, ci hanno capito. Quindi, niente, io ho finito questo video, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!